Buonasera e benvenuti a questa ennesima puntata di Talk Sicilia. Il nostro ormai consueto itinerario appuntamento con l'approfondimento delle notizie di cronaca, di politica, di spettacolo e di costume. Tutto ciò che riguarda la Sicilia. Ebbene, cari amici telespettatori, oggi vi invitiamo a estendere un pochettino i confini del nostro ragionare, delle nostre riflessioni e vi proponiamo cose dell'altro mondo. Una piccola riflessione per voi prima di presentare i nostri ospiti. Nei scorsi giorni c'è stato un, chiamiamolo, diciamo, come è stato raccontato, un avvistamento alieno nelle campagne di Bolognetta, quindi in provincia di Palermo. La notizia ha fatto molto clamore perché ovviamente ogni volta che succede un episodio di questo tipo, i giornali, anche noi di Blog Sicilia, abbiamo riportato fedelmente ciò che è stato riportato da chi aveva, che è stato raccontato da chi aveva. È stato oggetto, è stato soggetto attivo di questo avvistamento, abbiamo raccontato questo episodio di questo pseudo oggetto non identificato che volava sulle campagne Bolognetta. Io, diciamo, sono laico da questo punto di vista, non escludo nulla, però quando ho letto questa notizia mi sono chiesto soprattutto: ma cosa vorrà mai fare un alieno, semmai ne esista uno, sopra il cielo di Bolognetta? Boh, misteri della vita, misteri della fede. Ma cerchiamo di andare avanti, di andare oltre le notizie, a fare un approfondimento per capire cosa c'è dietro questo video che sta facendo un po' il giro del mondo e che ha catturato i social, questo avvistamento sul cielo di Bolognetta. Per raccontare questa storia da un punto di vista scientifico, fino a quanto si possa definire scientifico un avvistamento alieno, abbiamo con noi due esperti del settore. Esperti nel settore nel senso che sono delle persone che impegnano il loro tempo nella ricerca di eventuali avvistamenti, però lo fanno con un metodo scientifico. Quindi do il benvenuto a Michele Manzoni e Angelo Maggiore. Spero di avere centrato esattamente i vostri profili, no? Allora, buonasera e benvenuti a Talk Sicilia. Buonasera. Ci raccontate prima di tutto chi siete, cosa fate, se credete negli alieni? La parola vorrei dare prima ad Angelo. Sì, dunque, noi siamo un'associazione denominata ARIA, Associazione Ricerca Italiana Aliena, che ho fondato nel 2017, l'abbiamo registrata poi, grazie al Covid, giusto all'inizio di quest'anno. E il nostro obiettivo è quello di avvicinare il mondo ufologico a quello scientifico, cioè cercare di trovare un punto in Domanda comune. secca, Angelo, però ti interrompo perché i telespettatori devono capire immediatamente. Tu credi o non credi a una vita che non sia la vita terrestre? Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto, quindi diciamo ai nostri telespettatori già partiamo da una posizione di un ricercatore che comunque crede nella possibilità di vite Assolutamente oltre questo pianeta. Perfetto, andiamo sì. Sì. avanti. Sì, e dunque è quella di unire, come dicevo prima, quella che è la teoria ufologica con quelle che poi sono le probabilità scientifiche, o comunque quello che la scienza ci dice. Sulla questione degli avvistamenti siamo ormai tutti d'accordo che ogni anno ci sono migliaia, se non milioni, di segnalazioni di oggetti volanti non identificati. Poi di questi gran parte vengono giustificati da fenomeni naturali o artificiali, e una piccola parte di questi invece rimangono insoluti, ma insoluti non vuol dire prettamente alieno, vuol dire semplicemente che non si è riusciti a o identificare l'oggetto o a capirne la sua natura. Perfetto Dopodiché Angelo, perfetto, perfetto Angelo. A questo punto io vorrei passare la parola immediatamente a Michele per farci raccontare cosa ha visto lui in questo video che è stato diffuso da tutti i media nazionali, anche da noi di Blog Sicilia abbiamo anche scritto un pezzo riportando ciò che le fonti dirette ci avevano raccontato. Che cosa non funziona in questo video? Perché non credete alla veridicità di questo avvistamento? Ma allora, non è che io non credo, anche perché, vabbè, il termine credo io lo lascio, diciamo, è più per la religione, nel senso credo o non credo. In questo video, in questo avvistamento, io posso dire intanto di positivo questo, cioè che è stato fatto, diciamo, è stato seguito quello che è l'iter, la prassi. In pratica vedo una cosa, o comunque credo di aver visto un qualcosa, o una scena, e questo va esteso a tutte le situazioni particolari, no, che viviamo, e interessiamo l'organo competente, in questo caso i carabinieri. E fino a qui non c'è nessun problema e va benissimo. È stato consegnato il video,
credo di 18 minuti, 10-18 minuti, e vabbè. Sul vino non possiamo dire più di tanto perché è anche vero che bisognerebbe analizzare tutti i 18 minuti del video, e questo lo fai tramite il video originale e con la strumentazione, cioè avvalendoci di un analista video che controlla dai metadati, ma su questo è molto più competente Angelo di me. Io posso dire questo, che intanto certe cose che sono state affermate, tipo altezza oppure dimensioni o oggetto, questo video noi non siamo in grado di dirlo, ma noi come nessun altro, perché qui non si vede un oggetto particolare, qui vediamo una scia che può essere tutto insomma, può essere un po' di tutto. Questo Quindi in andrebbe questo momento analizzato. dobbiamo restare, diciamo, non possiamo dire, non possiamo negare l'evidenza del video, ma d'altronde non possiamo ammettere che quel video racconti una storia ben precisa. Angelo, perdonami, il tuo collega Michele Manzoni spiegava che tu hai più competenze nell'analizzare questo video, probabilmente. Ci racconti dal tuo punto di vista cosa c'è che non funziona nel racconto che è stato fatto rispetto a questo avvistamento? Ma allora, guarda, ti spiego, quello che a me mi ha incuriosito è su questa velocità, quantomeno quasi immediata, perché è stato l'avvistamento del 14, già il 15 veniva etichettato come UFO, come oggetto non convenzionale. Gli oggetti non convenzionali vorrebbe dire che sono oggetti che violano la fisica che noi conosciamo e sono oggetti che fanno manovre, comunque hanno delle velocità che noi non disponiamo e che dunque non sono replicabili. Cosa ho fatto? Quando ho visto questo filmato, io mi ricordavo di un vecchio filmato di Ravenna, dove anche in quel caso veniva etichettato come UFO per poi scoprirsi essere un aliante che faceva degli effetti pirotecnici. Qui E tu mancano cosa hai dei. scoperto in particolare su questo volo? Perché noi prima di andare in onda una chiacchierata ce la siamo fatta. Voi avete chiamato la stazione meteorologica di Abbiamo chiamato. Marineo per fare alcune riflessioni. Questa è la chiamata direttamente Michele, perché io purtroppo Sì. avevo un impegno, e abbiamo chiesto soprattutto come erano le condizioni meteo di quel giorno, perché una delle cose più importanti quando si verificano dei fenomeni, almeno aerei, è quello di capire qual è la situazione meteorologica del luogo in quel momento. Per cui abbiamo chiesto la temperatura, l'umidità, insomma, le correnti del vento e via. E dalla stazione meteorologica ci hanno anche spiegato che quella è una zona molto frequente di correnti ascensionali. Queste correnti ascensionali a volte, come è successo in quel caso, perché ricordiamo che il 13 aveva piovuto a Bolognetta e il giorno dopo era variabile, come si vede anche dal filmato, si creano di nubi, piccole nubi di condensa, secondo appunto la stazione meteorologica, che verrebbero poi trascinate da questi correnti ascensionali, che li farebbero commettere queste manovre, queste strane, diciamo, apparizioni, no? Queste Anche quelle. strane pirouette nell'aria, ma quindi tu stai dicendo che tutti quanti noi ci siamo lasciati abbagliare da un fenomeno meteorologico banale e l'abbiamo trasferito nell'immaginario collettivo come se fosse un oggetto, un UFO, no? Diciamo che la mia contestazione che ho fatto è quella che non tenere in conto le diciamo, possibili no, spiegazioni che siano naturali o artificiali, questo ci può indurre sicuramente a degli errori. Cioè, se io dico che quell'oggetto non è convenzionale, lo dico il giorno dopo dell'avvistamento, per cui non ho neanche avuto tempo di fare un iter di indagine approfondita. Potrei rischiare di commettere un errore padronale perché non ho considerato quello che dice la stazione meteorologica, e tra l'altro abbiamo contattato solo noi e che loro stessi ci hanno confermato, nessuno ci ha chiesto nulla nel parere su questo avvistamento. Abbiamo contattato un pilota di parapendio perché quella zona è anche soggetta allo sport di parapendio e dunque è trafficata e frequentata da diversi piloti che in quel giorno anche volavano. Per cui bisogna tenere conto ogni aspetto prima di dire che un oggetto non è convenzionale, perché non convenzionale è una parola che include una serie di dettagli, cioè, ripeto, non replicabile di altri mondi, perché viola la legge fisica e oltretutto fa delle manovre che noi non siamo in grado di fare. Sì, In anche realtà. perché vorrei anche sottolineare un fatto, perché spesso si utilizza il termine alieno come indicare qualche cosa che non appartiene alla sfera biologica e sensitiva del pianeta Terra. In realtà alieno significa semplicemente non conosciuto, quindi un
Esatto. Si potrebbe parlare anche di sperimentazioni militari ancora all'avanguardia, insomma, un po' di Sì, tutto, un po'. guarda, l'aeroclub di Palermo, ad esempio, che era stato contattato da un nostro collega ufologo Emilio Curzo, ha ipotizzato che poteva essere addirittura un aereo commerciale o un militare in manovra. Noi non siamo molto d'accordo neanche su questo perché, insomma, sembra un po' inverosimile dai movimenti che vediamo nel filmato. Però, ecco, per dire, non possiamo scartare tutte le ipotesi, cioè qui bisogna fare attenzione. Una volta che noi abbiamo tolto i dubbi su quelle che sono le alternative scientifiche o comunque naturali, artificiali, terrestri, di spiegazione, allora possiamo parlare di un oggetto che effettivamente è sconosciuto e dunque non possiamo dare una definizione. Qui abbiamo un altro problema, ad esempio, di questo filmato. Qui noi vediamo ovviamente i 20 secondi, non abbiamo visto i 18 minuti, però qui è zoomato e anche la zoomata è ambigua, nel senso che toglie la profondità di campo, ti toglie ogni riferimento, no? Per cui qui ci agganciamo, come diceva prima Michele, nel passaggio dove non possiamo stabilire una grandezza. Qui ho letto che il CUFOM, ad esempio, ha detto di un oggetto di 10 metri. Beh, non si può stabilire una grandezza di un oggetto, anche perché non sappiamo quanta parte solida ha questo oggetto nel filmato. Non Comunque, sappiamo dai. diciamo, io sinceramente la vicenda che riguarda specificatamente l'episodio di Bolognetta la metterei un attimino da parte perché comunque quello che ci deve indurre a riflettere è questa morbosità quasi di voler necessariamente scoprire a tutti i costi una vita aliena. A parte che io credo che la miglior soluzione sia sempre quella di utilizzare la prassi del rasoio di Occam, cioè quel principio Esatto. filosofico secondo il quale le cose più semplici prima o poi sono quelle che danno la spiegazione più corretta e più giusta. Però a questo punto, proprio con questo tipo di approccio mentale, vorrei chiedere a Michele, visto che lui si è definito a tutti noi come un debunker, un termine, un anglicismo molto interessante e molto usato di questi tempi anche in campo scientifico, pensiamo semplicemente a tutto il debunk, lavoro di debunking che c'è attorno alla vaccinazione e alle polemiche dei Novax. Vorrei quindi chiedere a Michele da debunker, quante volte si è trovato di fronte a un episodio di avvistamento UFO di fronte al quale ha detto, beh, questa volta ci siamo, questa volta non ho strumenti sufficienti per dire questo non è un fake, questo è un episodio che probabilmente va catalogato come avvistamento alieno. No, avvistamento alieno assolutamente nessuno. Nessuno. Possiamo. Allora, tra l'altro Allora io riformulo, mio. perdonami Michele, riformulo la domanda. Tra tutti i casi che hai analizzato, c'è qualche episodio rispetto al quale rimane un alone di dubbio, un alone di mistero sulla necessità di spiegare con presenze e tecnologie e ultrone quello che è accaduto, quello che si vede? Ma guarda, sì, allora è interessante gli ultimi avvenimenti che sono successi circa un anno fa, per quanto riguarda il discorso degli avvistamenti delle navi militari americane. Però io, analizzando un pochettino la situazione, mi sono fatto l'idea che sono dei prototipi militari, addirittura americani, perché altrimenti ci sarebbe stata un'altra risposta. Anche perché poi in zona, adesso non ricordo di preciso il nome dell'isola, c'è a poche miglia un'isola dove vengono testati i droni militari. Per cui ecco, il fatto stesso che la Marina non ha non risposto, non ha cercato di abbattere queste apparecchiature di cui non si sa la provenienza, perlomeno noi comuni mortali, è chiaro che lasciano quell'alone di mistero. Però io sono convinto che poi alla fine si arriverà fra qualche anno alla verità, e cioè che erano droni militari di ultima generazione e in fase di collaudo, e da qui la riservatezza è logica, no? Ecco, Però scusami questa è. Michele, io per fare chiarezza anche per i nostri telespettatori, tu hai fatto riferimento ad alcuni dossier che sono stati pubblicati negli Stati Uniti e sono stati diffusi
da tutti i giornali nel mondo, diciamo, ma già è passato parecchio tempo, si fa riferimento a alcuni protocolli dell'esercito statunitense, in particolare della Marina, dove alcuni avvistamenti vengono catalogati come non spiegabili rispetto alle tecnologie conosciute. Stiamo parlando di questo, no? Di quel famoso Sì, stiamo rapporto che parlando secondo di... alcuni dimostrerebbe l'esistenza di tecnologie extraterrestre. Tu invece sostieni che probabilmente si tratta di tecnologia terrestre talmente all'avanguardia che rimane misteriosa o rimane, come Certo, dire, segretata. ma è ovvio che sia così, no? Finché tutte le apparecchiature militari sono segretate fino a quando non passano diversi anni, e poi dopo c'è un chi di competenza che stabilisce che ormai si può rendere pubblico che ne so, la presenza degli aerei fantasma, no? Di qualche tempo fa, di qualche I decennio famosi fa. stealth bomber, quelli invisibili al radar. Esatto. Poi alla fine addirittura c'erano state diverse segnalazioni, lo trovate anche facendo una ricerca web, di questi aerei fantasma, no? Come appunto navi aliene. Poi un bel giorno, quando sono stati declassificati, lo stesso governo americano ha detto adesso vi possiamo dire che in quegli episodi eravamo noi, ma in quel momento c'era un discorso di top secret, per cui è chiaro che non potevamo dare informazioni. Beh, Ecco, Michele, a questo questo è. punto io però devo per forza trasferire la situazione del discorso a casa di Angelo, perché Angelo ha sostenuto, ha una posizione penso radicalmente diversa rispetto alla tua. Lui sostiene che la vita extraterrestre esista. Dal tuo punto di vista, Angelo, quel rapporto del governo americano può essere letto come ci indica Michele Manzoni o tu hai una chiave di interpretazione leggermente diversa? Ma io credo che quel rapporto, da una parte può avere anche ragione Michele, da una piccola parte, dall'altra ti dico che è un rapporto che è menzognero, nel senso che, vabbè, noi abbiamo letto 9 pagine, io sono convinto che ce ne siano di più. Indubbiamente ci dice anche che ci sono stati degli avvistamenti di cui loro non sono stati in grado di dare un'identificazione. La parte un po' anomala è quando in quel rapporto si dice che gli stessi americani non hanno gli strumenti, non hanno mai fatto degli studi adeguati sul fenomeno UFO. In realtà non è così, perché abbiamo nella storia il Majestic, abbiamo il Blue Book, insomma, abbiamo una serie di studi fatti sugli oggetti volanti non identificati. Indubbiamente sono una parte di questi. Io non credo che siano tutti militari e tutti spiegabili in quel senso. Indubbiamente una parte di questi fenomeni appartengono a fenomeni non convenzionali, ma in dubbio, perché saremmo stupidi a pensare che esistiamo solo noi. Il problema Angelo, è domanda scienza. mille punti, ma se fossimo veramente soltanto noi, la natura ci insegna col suo comportamento, e credo che ce lo stia insegnando anche questa pandemia, la natura ci insegna che non spreca mai le risorse, non spreca mai lo spazio, ma se fossimo veramente soltanto noi, in questi miliardi sconfinati di galassie, io non so neanche quanti siano, non so neanche definire lo spazio cosmico che ci circonda, ma non sarebbe veramente uno spreco enorme di risorse? Cioè, tutta questa grandezza soltanto per questo granellino di sabbia dove c'è un pianeta con No, ma soltanto 7 questo miliardi di abitanti, non è uno spreco di risorse? assolutamente sì, ma questo fa parte un po' dell'arroganza dell'essere umano di pensare, no, di essere l'unico anche a comandare. No, non è così. In realtà noi conosciamo molto poco quello che è al di fuori del nostro satellite, no, del nostro pianeta. Dell'universo conosciamo veramente un 5%, per cui c'è una parte che rimarrà sconosciuta ancora per tantissimi anni. Siamo ancora, diciamo, agli inizi, siamo nel tiepido, no? Ad esempio, anche nella fisica quantistica siamo ancora molto indietro, siamo ancora agli arbori, no? Siamo ancora, insomma, dobbiamo ancora capire e ancora capire molto di questo fenomeno. Per cui dire che al di fuori del nostro pianeta non ci sia nulla, io lo trovo ridicolo da un certo punto di vista, è anche assolutamente folle. Sicuramente non lo conosciamo, come non conosciamo anche molti aspetti del nostro pianeta, perché anche nel nostro stesso pianeta ci sono alcune zone ancora sconosciute o comunque mai esplorate di cui conosciamo veramente poco. Ecco, questo ci insegna, no, che in realtà nulla va escluso, no, nell'ipotetico immaginario della vita aliena. Poi, ovvio che bisogna un attimino capire in che modo si può formare, in che modo questa vita aliena può entrare in contatto con noi, perché siamo comunque Però esseri. onestamente, io vorrei tornare all'episodio di Bologhetta, ma onestamente, ma è un UFO, chiamiamolo col nome più banale possibile, a Certo. Bolognetta, ma che ci va a fare? Non ci sono neanche le strade.
Beh, a Perché Bolognetta, dovrebbe andare a Bolognetta a osservare che cosa? probabilmente sono di passaggio anche, non è una questione di Vabbè, essere lì. dico, spero che non siano diretti a Palermo perché già abbiamo i nostri problemi, abbiamo il Ponte Corleone, abbiamo, cioè, la crisi Voi finanziaria. avete molte basi NATO, per cui questa potrebbe essere anche un'attenzione in più da quel punto di vista. Avevamo Ah, mi anche. hai toccato su un punto sensibile, però a questo punto rimbalzo, abbiamo il tempo per le ultime due domande. Allora, sul concetto basi NATO vorrei tentare di aprire un dialogo con Michele Manzoni su un vecchio episodio della cronaca siciliana, Canneto e Caronia. Allora, io ricordo esattamente che il settimanale L'Espresso pubblicò un'inchiesta dal titolo un po' roboante, Ti parla siciliano, ma dove si parlava chiaramente di un dossier della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi anche analizzato dai nostri servizi segreti civili, dove alcuni episodi di Canneto Car di Caronia venivano classificati come dovuti a fenomeni elettromagnetici di origine aliena. Michele, quella storia come la riconduci? A esperimenti militari all'avanguardia, a avvistamenti extraterrestri o a che cosa, per esempio? Ma io, guarda, è stata ben spiegata da Marco Morcutti del CICAT, portando prove evidenti, e quindi c'è poco da aggiungere, nel senso che di come tutto è nato. Sì, ma Poi, il punto fondamentale, Michele, purtroppo è questo, c'è un rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che parla di questo. Cioè, quindi come sono fonte stati primaria, appesi. io devo utilizzare il CICAP o la Presidenza del Consiglio dei Ministri? Perché No, noi è dobbiamo una domanda valutare. provocatoria, ovviamente, perché è Certo, chiaro che. no, vabbè, noi dobbiamo valutare i fatti, le prove. Allora io invito tutti a cercare il video di Marco Morcutti dove vi spiega in modo preciso, chiaro, senza nessuna omissione quello che è successo. Poi vorrei ricordare che su questo fatto c'è un processo in corso, per Assolutamente cui sì, più di assolutamente questo sì. no. Secondo me sono Però. stati spesi 200 milioni, no, scusate, 200 mila e passa euro inutilmente. Questo è il mio pensiero. E c'è Cercando un'indagine in l'appiccatore di un corso. incendio, sì, infatti. È proprio questo Infatti, l'aspetto paradossale. guardate, è tutto riconducibile, è tutto dimostrato. Voglio dire, cercatevi i video e andateveli a leggere, a vedere. No, ma lo dico in positivo, nel senso, non perché uno ve li deve. Lì è ben spiegato da chi ha indagato veramente. Poi dall'altra parte abbiamo gente che, persone che danno una loro legittima spiegazione, che però di fatto manca di prove. Cioè, qui abbiamo gente che ha anche confessato, no? Ha ammesso di essere stati loro, ci stanno i video, cioè serve altro? Io non lo so, io questo è il mio punto Ma di vista, però infatti la vorrei dire domanda una era cosa. provocatoria, spiegando appunto che c'è stato uno sforzo di risorse abbastanza Ovviamente dobbiamo cospicuo. attendere i 3 gradi di giudizio. Vorrei però riguardo fare 2 cose velocemente, vorrei dire. Ricordiamoci che, e questo vale per tutto come per questo avvistamento qui, le affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie e l'onere della prova spetta a chi propone, in questo caso, l'avvistamento. Ora, che cosa voglio dire? Che in questo video si parla di oggetti, ma qui c'è solo una scia. Dopodiché vorrei ricordare. E qui l'UFO Kinder di Punta Raisi, se ho detto Fantastico. bene. Cercatevelo e vedetevelo, perché lì avete un'altra situazione, diciamo, non come quella di Bolognetta, però Va nella bene, vostra Michele, però zona. purtroppo il tempo a nostra disposizione ormai è scaduto. Io avrei voluto fare tante altre domande. Saluto e abbraccio con affetto i ricercatori che sono stati con noi, Michele Manzoni e Aurelio Maggioni. Ai nostri telespettatori cosa devo dire? Per l'avvistamento di ET sarà per una prossima volta. Una buona serata a tutti e al prossimo episodio di Talk Sicilia.